capaci, con un grande supporto logistico e veramente è molto importante per noi. Voglio anche chiarire un paio di cose del nostro film. Alla fine del film, il nostro film finisce a Sanremo, e quindi Sanremo è il luogo dove realmente, tutti si ricorderanno, chi conosce un po' Sanremo, il 1983 di fatto questa vittoria fu decretata proprio qui. Per cui diciamo è importantissimo nel nostro racconto. Aver potuto ricostruire cosa stiamo facendo proprio oggi. Oggi giriamo il finale del film. Questa è la prima conferenza stampa in assoluto che facciamo, nonostante le riprese siano già cominciate. Non abbiamo mai fatto né un annuncio stampa, se non comunicando le sorprese, per cui diciamo è la primissima conferenza. Abbiamo anche la gentilezza, Dani, nel suo compleanno. Deve lavorare, oggi dobbiamo girare, però sono qui con noi perché chiaramente anche loro ci tengono e ci tenevano a onorare questa città che ci ospita. E per cui è un film che stiamo facendo con l'intento di raccontare una vicenda, una storia che in qualche modo ci rappresenta, rappresenta l'Italia sicuramente, ma l'Europa tutta, che è vero che vinciamo contro i tedeschi, ma con il popolo tedesco. Per cui diciamo anche, come dire, la voglia di unire, è un film che vuole unire, ecco, non dividere dentro lo sport. Uno sport secondo me bellissimo, poi è evoluto in maniera diversa, ma uno sport molto particolare, che in qualche modo ha una grandissima analogia con il cinema, perché si tratta di 50-100 persone che si muovono in giro per il mondo con dei camion, e che è più o meno quello che facciamo noi quando facciamo il film, come state vedendo dai mezzi che abbiamo con noi al seguito durante queste riprese. Quindi grazie di ospitarci, grazie a Roberto di nuovo, veramente. Maria, perso.